pochi minuti dalla partenza, come procede il lavoro? Bene, il lavoro mi sembra tutto a posto perché vedo che tutti i miei ragazzi sono tutti in giro tranquilli e rilassati, quindi mi sembra che la situazione sia abbastanza ok, l'arrivo partenza che poi è qui concomitante è a posto, stanno aspettando adesso la partenza per fare il cordone, subito dopo sarà divisa la strada per gli arrivi della competitiva e non competitiva, il ristoro va, ho visto che assaggiavano il tè. Quindi... Ecco, per quanto riguarda la presenza anche degli atleti, sappiamo benissimo che qui a Sinalunga oramai è un'abitudine da parte di atleti provenienti anche fuori regione, fuori provincia. Quante persone sono previste questa mattina? Ma come partecipanti abbiamo, a ieri sera avevamo 350 competitivi, stamani ho visto che ancora qualcuno si stava iscrivendo, ieri la giornata non è stata bellissima quindi non è che ha aiutato molto, le iscrizioni anche la non competitiva era sui 700-750 diciamo, iscritti. Oltre 1000 partecipanti, sì, direi un grande successo. Sì, esatto, anche se ieri ho detto purtroppo il tempo a livello locale non ci ha dato una mano perché la gente del paese, parecchi si presentano il sabato pomeriggio, qui vengono a fare la spesa al centro, prendono... Il pettorale, però ieri pioveva, quindi però stamani ho visto che stavano recuperando un attimino, quindi sicuramente spero di superare tranquillamente le 1000 presenze. Ecco, la presenza diciamo dei volontari è sempre assidua come solitamente, tutti hai detto sono al loro posto, quindi dovrebbe essere una mattinata particolarmente suggestiva e spettacolare. Sì, si spera di sì che la mattinata sia spettacolare, anche perché il percorso che stiamo riproponendo ormai per il terzo anno è molto più spettacolare perché c'è questa salita che porta da Pieve verso Sinalunga e spero che la televisione dopo ve ne dia anche conto di questo bel evento. Il passaggio in piazza Garibaldi a Sinalunga ben due volte dove c'è posizionato il ristoro, c'è l'arco per il traguardo volante, quindi è un po' più suggestivo il percorso e anche i volontari stanno dando una grossa mano. Purtroppo a molti piacerebbe fare anche la passeggiata e quindi quantomeno la manifestazione, però insomma ecco riusciamo ancora a trovare gente. Abbiamo anche una bella mano da parte della Polizia Municipale quest'anno che non sarà presente ma ci ha chiuso praticamente gran parte del percorso, abbiamo trovato degli accordi in questi giorni quindi si presume che il percorso sia ancora più in sicurezza rispetto agli anni precedenti perché si fa molto centro. Allora un flash con il top, oramai Vincenzo è un personaggio oramai storico per quanto riguarda qui la Atletica Sinalunga ma non solo, anche per il podismo locale. Allora, un'impressione prima della partenza, Vincenzo? L'impressione è molto, molto bella perché c'è parecchia gente, c'è movimento e la gara si sta preparando per la grande manifestazione. A pochi minuti dalla partenza, Lucia Boncompagni, come la stai affrontando? Sono ancora in felpa, quindi chiaramente non tanto, non tanto seriamente, ma ora vado a cambiare, però mi preoccupa un po' perché è una gara molto impegnativa, sempre stata... Anche se hanno cambiato il percorso, anzi credo che quest'anno sia come sempre molto impegnativo, molto duro. Marco Vellutini non manca mai a queste competizioni, anche questa mattina sarai qui presente alla passeggiata alla fiera, con quale velleità? Da arrivare bene, per la salute, guarda, è una bella gara, diverte, ormai un classico, c'è tanta gente, quindi uno viene volentieri. Non dimordi mai? Sì, è che alla mia età basta arrivare, tanto se arrivi 300esimo o 301esimo è la stessa cosa. Buonasera a tutti da Fabio Sinatti e Moreno Sinatti, che commenteranno con un ritorno diciamo alla trasmissione di Podismo e TV questa passeggiata alla fiera edizione numero 41. Come vediamo Moreno, è un bello spettacolo che si presenta anche al grande pubblico degli appassionati del podismo. Ah sì, effettivamente è stata una bella giornata, quando sono partito da casa c'era la nebbia, invece strada facendo ho visto il sole, quindi pensavo che fosse la nebbia anche lì, invece è stata una bellissima mattinata e c'era anche tantissima gente, oltre che competitivi anche tantissimi non competitivi, come è di consueto con questa gara qui. Ecco, vediamo fra l'altro qui dall'alto, preso da un nostro operatore Sauro che ha ripreso la manifestazione dall'alto, poi il sottoscritto invece ha seguito la corsa direttamente dietro ai concorrenti. Vediamo che chiaramente il ritmo è subito stato abbastanza sostenuto da parte dei protagonisti che poi sapevamo già fin dall'inizio chi potevano essere. Potevano essere, però di preciso chi poteva vincere non si sapeva perché ultimamente anche l'atleta che ha vinto e anche quello che arriva al secondo non ha fatto delle bellissime prestazioni, quindi sicuramente dopo ecco, erano in giornata questa mattina e hanno fatto una grandissima gara.
Ecco, qui vediamo proprio che alle prime avvisaglie già i migliori si portano sulla testa della corsa, cercando ovviamente di imporre loro il proprio ritmo. Sappiamo che la corsa di Sinalunga è una corsa particolarmente impegnativa, quindi questo la dice lunga un po' anche su quello che poteva essere l'esito finale. Ma sicuramente è cambiato il percorso. Io ho gareggiato la prima volta che lo facevo, perché 3 anni fa mi sembra, quando è stato fatto la prima volta, io ero fortunato, l'anno scorso è stato fatto in occasione del campionato italiano in mezzo maratona, quindi non lo conoscevo. Io l'ho fatto, non lo conoscevo benissimo, però mi ero immaginato come poteva essere, e posso dire che mi è piaciuto tantissimo. È meno monotono di quello vecchio. Questo è un percorso abbastanza impegnativo, anche l'altro era impegnativo, però c'era solo una salita, poi la discesa e tutti gli ultimi 4-5 km pianeggianti, mentre qui era l'ultima parte pianeggiante, però ecco, tutto quell'altro era ondulato, e per me è stato molto più bello rispetto agli altri. Ecco, fra l'altro gli amici di Sinalunga, che hanno egregiamente organizzato questa manifestazione con la collaborazione ovviamente di tutti gli enti anche preposti, dalla Polizia Municipale e quant'altro, che poi sentiremo anche nelle interviste finali. Intanto abbiamo sentito proprio nell'intervista iniziale Massimo Tiezzi, diciamo un po' il promotore di questa società, ma insieme a lui c'è uno staff abbastanza collaudato, oramai consolidato, che riescono ogni anno a portare tantissimi partecipanti a questa passeggiata alla fiera. Sì, rispetto alle altre società, questa è una società che quando organizza questa gara nessuno di loro partecipa. Io penso non ha partecipato nessuno, o di Renzone sempre, che di solito gareggia in questa gara. Ecco, di solito sono tantissimi atleti, e erano tutti nelle postazioni fisse, ognuno nel suo proprio, aveva il proprio compito anche lungo il percorso. E ecco, c'è da dire che il percorso era presidiato al massimo, insomma, non c'era niente da dire. Ecco, fra l'altro qui stiamo passando sotto il sottopasso lì di Sinalunga, centro strategico, dove all'inizio, diciamo, agli arbori, sì, di questa manifestazione veniva proprio collocata qui. Tra l'altro me la ricordo molto bene, perché fra l'altro un anno riuscì a vincere anch'io questa passeggiata alla fiera. È sempre stata ostica, perché aveva sempre quella salita strategica lateralmente, diciamo, al paese di Sinalunga. Invece quest'anno, come 2 anni fa, da 3 anni a questa parte, insomma, viene realizzata questa, che è una salita che entra proprio nel cuore, diciamo, di Sinalunga. Cioè, questa è una salita che bisogna prenderla con calma e arrivarci abbastanza caldi, perché sennò la senti subito, cioè, poi rispiana giunti in piazza. Ecco, anche lassù arrivi in piazza, trovi un bello spettacolo, specialmente al passaggio, al ritorno, cioè, c'era una circonferenza, guarda, intorno al rifornimento, era bellissimo. Non so se vedi dalle immagini. Sì, alcune immagini la faranno notare. Lì è proprio indovinatissimo questo percorso. Ecco, qui vediamo proprio questa strisciata lunghissima di partecipanti, quindi veramente una flotta, diciamo così, una marea di atleti. Quindi intanto vediamo Renzetti, poi vediamo anche Carlini, atleti, diciamo, specificamente dell'Umbria e della Toscana, sì, diciamo, per il senese. M50, il primo anno. Quindi lottavano, sì. Ragazzini Refi, per esempio, quindi lotte che ormai si ripetono costantemente, a Rigucci e poi Fatichenti, poi Donnini, uno specialista delle ultra, ultramaratone, quindi che però non disdegna mai queste gare particolarmente, direi, impegnative. No, le fa tutte, qui c'è, e poi qui Dibra abbiamo visto insieme a Valentini, poi Alessandro Annetti, che era reduce da una nottata, diciamo, particolarmente, sì, diversa, perché aveva fatto il campeggiatore insieme. Campeggio notturno in montagna di questi tempi. Quindi di mattina chiaramente non era al meglio delle sue condizioni. Poi Pannuccini, poi Graziani, che, diciamo, a nostra sorpresa sta migliorando notevolmente anche su distanze più lunghe. Sì, ha gareggiato pochissimo, sta gareggiando adesso, quindi nella prima parte della stagione non abbiamo... Mi sembra che ha gareggiato poco, quindi ecco adesso... Invece qui Niola e il Khalil, Yassin, i due protagonisti della competizione, fra l'altro, poi sentiremo anche dall'intervista proprio di Attilio, è uno specialista, diciamo, delle corse un po' più dure, sì, dietro anche il Bravio. Dietro il Bravio, sì, ecco, posto, le salite sono i suoi percorsi, questi sarebbero. E anche il Khalil, tutto sommato, non lo facevo così in forma, perché rispetto a 15 giorni fa ha fatto una prestazione eccellente. Ecco, qui vediamo chiaramente una ripresa proprio in una parte, diciamo in un angolo del paese di Sinalunga. Sì, prima di arrivare alla piazza, mi sembra. Che è molto, diciamo, suggestiva, ma al tempo stesso molto, molto anche dura, ecco, perché chiaramente questo percorso Sinalunga è spettacolare. È alto, noi partiamo dalla Pieve, quindi il percorso è bellissimo. Io a Sinalunga
mi sembra che c'ero passato pochissime volte, ecco, sono rimasto contento perché era finalmente un bel paese su alto, perché quando la facevamo quell'altro percorso non si vedeva, certo, quello che si vede adesso. Infatti ho visto che si può andare a Siena Lunga da varie strade ci sono, invece prima pensavo ci fosse quasi solo quella. Ma effettivamente direi da un punto di vista spettacolare senz'altro migliore, da un punto di vista diciamo della gara è particolarmente e molto più impegnativa rispetto a quello che veniva realizzato negli anni precedenti. È meno monotona per me, questa è un'opinione personale, è meno noiosa. L'altra arrivava in fondo a quella discesa, ecco, qui vediamo per esempio Filippo Occhiolini che ha fatto un recupero provvidenziale, cioè è partito piano, è partito poi risalito gratamente, quindi arrivando nelle, diciamo, nelle posizioni diciamo tutto sommato di rispetto, ecco, considerando le sue, diciamo, momento di riparazione, perché anche lui si sta ripartendo, sta ripartendo in maniera graduale, spera sempre, ogni volta che riparte arriva quasi di vicino e poi dopo e qui vediamo anche Lucio Floridi che ovviamente oramai è diventato un po' il protagonista della categoria argento, lotta serrata fra Lacrimini e Romanelli sì. Quindi anche lì, e qui intanto vediamo un piccolo assaggio di battaglia fra Niola e Yassin, che fra l'altro sono entrambi della stessa società quando facciamo il discorso FIDA, quindi sono tutti della Polisportiva Policiano, ma in questo caso qui, essendo una gara WISP, erano entrambi, uno per la Polisportiva Chianciano e l'altro Pietralunga che faranno domenica prossima, fra l'altro la Tartufissima. Quindi sì, diciamo che tutto sommato sono due atleti che poi diciamo gareggiano non di frequente, però gareggiano sempre anche a buoni livelli. Sì, c'è da dire che domenica c'è quella, sabato prossimo c'è invece a San Martino di Capolona, quindi è un trail di 10 km alle 18 la partenza. È una gara comunque impegnativa, l'ho fatta 3-4 anni fa, insomma è duroccia anche lei, però tutto sommato è il periodo quasi forse anche di queste competizioni, tanto che vediamo proprio la massa della gente che transita nel centro di Siena Lunga, e qui ecco siamo andati a indugiare anche sui vicoli, diciamo, questa di Siena Lunga. È la divagazione che c'è dopo la piazza, che si riprende il percorso vecchio per 400 metri, che poi dopo si fa un'altra volta, si gira a destra, si va dietro il convento per rientrare sul percorso vecchio, sempre una parte. E qui vediamo questo lastricato che ovviamente bisogna stare attenti dove gli appoggi le piedi. Esatto, qui vediamo Valentini, abbiamo visto in precedenza Annetti, qui intanto Arrigucci e Fatichenti insieme anche dietro, ecco, l'altro Paganelli. Refi che non demorde, che fra l'altro ancora è attualmente secondo dietro a Alessandro Annetti, che ha preso il comando della classifica del Grand Prix in campo maschile. In campo femminile invece Roberta Bellardinelli, che fra l'altro predice particolarmente, ma ora mi sembra che sia anche un periodo di forma particolarmente eccellente. Sono gli altri che non vanno o lei che sta benissimo, perché finalmente ultimamente ha fatto delle gare, ha vinto anche bene. E fra le altre cose abbiamo visto alle loro spalle lotta serratissima, perché inizialmente erano 5 o 6 le donne che potevano competere per il secondo e terzo posto, poi alla fine si sono sgranate con questi percorsi molto selettivi, variegati, sono selettivi. Ecco, qui vediamo intanto un altro scorcio, diciamo, di Siena Lunga all'interno, addirittura diciamo qui andiamo proprio a incidere nel cuore, diciamo, del paese. Sì, la parte vecchia, penso questa è proprio la parte più vecchia, perché quando si risale dalla parte opposta, cioè, lì è tutto fabbricati nuovi, insomma la parte questa. Tra poco rientreremo sul percorso quello vecchio, che sì, fa 100 metri. Vediamo che Maggi Maurizio, fra l'altro, e Soldini Aldo, che anche lui ha recuperato, partito, ma... Sì, ultimamente una gara però molto qualificata, la categoria veterani, sì, perché fra Basile, poi Renzetti e lui, quindi questo è stato poi il podio diciamo per quanto riguarda la categoria veterani. Ma vediamo la Bellardinelli che non demorde assolutamente, mette in difficoltà molti uomini, insomma, detto da noi, questo punto qui veramente fa la differenza, insomma, ecco. Pellegrinelli, Aldebrandi, ecco, atleti che direi che come al solito, come abbiamo fatto anche nell'intervista iniziale, la presenza, diciamo, di società provenienti un po' da tutte le parti, diciamo, d'Italia, un po' meno forse rispetto a qualche anno fa che venivano proprio molti più pullman, ma comunque sia la consistenza c'è sempre anche adesso. Il problema, quindi, è che, hai detto, come si diceva sempre, la gente si sposta sempre meno. Perché ci sono sempre competizioni molto più vicine anche alle zone in cui ognuno abita, mentre una volta andavano a cercarle, insomma, queste gare. Diciamo che la Daniela invece Romanelli
si sta dimostrando tenace negli ultimi tempi, è sempre stata fra i protagonisti, addirittura qui stacca dietro diciamo la Varneschi e Lacrimini. Anche la Patrizia non demorde mai, non demorde. No, ovviamente anche la Lacrimini l'anno prossimo sarà, mi sembra, veterana. Sì, che è del 67, non bisogna dire l'età delle donne, però dico, c'ha 49 anni, insomma. No, no, qui, ecco, qui lotta serrata. Questa è la Furlani, Daniela. La Daniela che era partita molto forte, poi dopo ha un pochino calato nella salita, anche se lei predilige un po' questi percorsi particolarmente. È una specialista dei trail, quindi le salite dovrebbero essere... Però forse questa qui era un pochino tosta, era come salita. Era una salita tutta... senza respirare mai, perché era tutto un rettilineo costante. Ecco, qui siamo nella divagazione in dietro cui... il convento, che esatto. Rientriamo dopo sulla strada, sul percorso. Dopo c'è la discesa, qui ha allungato un pochino, diciamo, Attilio Niola su il Calile Yassin, poi dietro invece Graziani non demorde, ma anche Dibra, che fra l'altro ha fatto un recupero, e ricordiamo era reduce da una maratona di Torino della settimana precedente, quindi diciamo che è un atleta che sta ritornando bene. Poi vediamo Donnini non male, insieme anche abbiamo visto Valentini, poi l'altro gemello Paganelli, poi Fatichenti che cerca di raggiungere quel terzo posto che è ancora nella classifica del Grand Prix e che ancora è appannaggio diciamo di Mattoni, però ancora ci sono due gare importanti sì, che potrebbero essere determinanti per la classifica finale, perché avremo il 30 di ottobre la maratona Città d'Arezzo, ovviamente lì il numero di atleti sarà notevole e quindi ci potranno essere anche qualche diciamo, ecco, qui Basile insieme a Rezzetti e qui se la giocano se la giocavano insieme, se la giocavano, e poi il trail c'è qui e poi c'era sì, tutti e quattro qui erano quattro veterani. C'era anche Burroni, un altro sì, di quelli che poteva dire la sua. C'era anche Fontani prima, comunque non mi veniva il nome, ma poi Mazzarella, poi ancora qui vediamo Grazzini, poi eccoli qui, vediamo anche molto, ecco qui vediamo Soldini che era molto dietro, addirittura quindi ha fatto un recupero provvidenziale, insomma, ecco. Allori. Qui adesso andremo a incontrare le prime tre donne, ecco qui vediamo Maggi insieme a Belardinelli Roberta, che mi sembra molto più affinata anche poi in questi ultimi tempi. Sì, cioè, mi sembra abbastanza. Sì, ma mi sembra un pochino più pippante, insomma, sotto l'aspetto anche atletico. No, ma sai, quando uno sta bene, vince, sì, certo, sta bene, è più rilassata, anche corre anche meglio. Non c'ha, c'è sempre il problema che quando uno è favorito deve anche vincere. Non è facile poi sempre vincere la gara, però ecco, se ultimamente... Ecco che vediamo anche Lelli e Floridi. Floridi viaggia forte sempre. Qui vediamo Romanelli addirittura seconda in questa posizione, mentre vediamo la Barneschi, la vediamo in terza posizione, quindi ancora situazioni molto equilibrate, quindi tutto si decide negli ultimi 3-4 km, perché qui siamo anche la 5 km alla conclusione. No, qui siamo anche prima, qui saremo al quinto chilometro, perché c'è da fare tutta la discesa, da ritornare a Sinalunga, da riandare giù. Quindi vediamo Lacrimini, vediamo poi la Furlani. E qui stiamo discendendo, era il vecchio percorso, quello che, ecco, viene Peluzzi Nicola, che tornava giù verso la Piavesina Lunga, e poi la divagazione in mezzo diciamo alla campagna. Giustamente hanno eliminato le zone un po' più anonime per dare più visibilità. Tornelli qui insieme a Matini, poi sì, vediamo Landucci. Brunelli, claro. Ecco qui vediamo anche Stefano Sinatti, che era reduce dai campionati degli Animaster di Avellino, non particolarmente felice diciamo la sua uscita, sì, anche se hanno vinto a livello femminile come Toscana, Trofeo delle Regioni. Ecco qui vediamo ancora gli atleti che scendono, questa è una zona chiaramente di recupero. Sì, ma recupero, però anche qui recupero molto attento, insomma, se devi andare giù dopo ti imballi, perché ritrovi che pezzettino di strada che risale appena appena, e poi dopo, ecco. E qui ancora il vantaggio della Romanelli nei confronti della Barneschi è abbastanza contenuto, quindi tutto si gioca ovviamente negli ultimi chilometri, perché poi è lì, questo qui è questo falso piano qui, ovviamente se non hai diciamo un pochino di recupero adeguato poi potresti accusare, quindi senz'altro Bonini, vediamo intanto in questa posizione,
questa è una posizione, diciamo, di attesa, e poi qui di nuovo risale, perché questa era forse la parte che, se qualcuno non sa dosare bene le forze, potrebbe impiccarlo, diciamo così, ecco, sì, in gergo. Ecco, io non conoscevo questa parte qui del percorso, ma immaginavo come sarebbe stata, perché se si ritornava su in piazza doveva risalire per forza. Però ecco, è un percorso che, no, come dicevo, bene, scorre bene. Sali, scendi, impegna, porta gli atleti, diciamo, da una parte all'altra, ecco, diciamo, e ripassano nel centro della città. No, ecco, qui è bello ripassare da qui, perché vedevi tutta quell'altra gente. Ecco. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Preparati, siete? Ma preparatissime. Te invece com'è? La prima volta che corri o quante volte? No, siamo allenatissime, con la Laura tutta l'estate, un allenamento intenso. Quindi state lavorando bene, insomma, per questo inverno lunghissimo. Sì. Bene, complimenti, bravi. Grazie. E quindi abbiamo trovato, diciamo, lì in attesa del passaggio dei concorrenti anche queste due signore che passeggiavano, perché poi lì confluivano un po' tutta la parte anche non competitiva, che era numerosissima. Ora effettivamente c'è da dire che laggiù la logistica è bella, insomma è comoda, però certo, un arrivo qua su sarebbe stato il massimo. Insomma, certo, ecco. Certo, sicuramente qui sarebbe stato molto più spettacolare, certo. Ma capisco anche da un punto di vista organizzativo, certo, da un punto di vista anche dei parcheggi, forse, e tutto. Anche, sì, logistico, e forse anche da un punto di vista economico. Insomma, intanto qui vediamo che Romanelli si è fatta riprendere dalla Barneschi, mentre davanti vedete il ritmo ancora molto sostenuto da parte dei due protagonisti. Qui c'è la discesa, quindi è chiaro che la discesa induce un pochino ad andare più forte. C'è anche un tratto che è abbastanza ripido, sì, di discesa. E qui vediamo Dibra che addirittura era in terza posizione qui, staccando anche Graziani, che non dimorde mai, vedete proprio dalla mimica facciale, è sempre un atleta che però dà sempre il massimo, mentre più rilassato sembrerebbe Vannuccini e poi Paganelli. L'altro Paganelli, che a braccia basse comunque è sempre efficace la sua azione, pertanto, mentre Vannuccini correrebbe molto bene, quindi si vede che è uno che potrebbe essere un grande passista. E poi qui un gruppetto di, diciamo, di inseguitori che... Guardate che li vanno su, guarda, sembra una processione. Sì. Hanno diviso con questi virilli proprio per dare... Loro avranno fatto neanche 2,5 km, questi qui erano al nono, saranno ottavo nono. E quindi ecco, qui vediamo la situazione, mentre andiamo verso la parte, diciamo, conclusiva della gara. Qui vediamo Alessandro Annetti che cerca di controllare dietro, poi Paganelli a braccia basse per non farci raggiungere da dietro, Vannuccini, quindi qui i distacchi sono sempre molto contenuti l'uno con l'altro, poi Graziani, mentre ecco qui siamo sul terzo, Dibra Andi, atleta molto tenace, l'abbiamo visto in diverse occasioni. Si è tesserato con Reggio Ribelle come Fida e volte basse come Wisp. Esatto, e qui vediamo che il Calille ha perso contatto da Attilio Niola, che lo vediamo molto, molto concentrato. Qui è proprio un momento in cui riesce a spingere molto bene. Ecco, qui c'è il ponte. E qui siamo ritornati sul terzo, perché vediamo qui un'azione molto importante da parte di Ibra, addirittura sembra che faccia la volata per il secondo posto, va a raggiungere addirittura Yassin e il Calille, che mantiene il suo passo, anzi sembrerebbe quasi oramai superato nettamente. Sembra rilassato, sì, infatti. Addirittura noi andiamo diciamo avanti pensando che oramai la situazione possa essere già ben decifrata, invece poi vedrete successivamente. Ecco, qui andiamo ancora sull'immagine di testa, e quindi mancano pochi centinaia di metri da conclusione, ma noi ritorneremo indietro a riprendere anche le prime donne, in modo tale che poi dopo c'è un arrivo generale che possiamo definire, diciamo, spettacolare anche, quindi vedremo un po'. Comunque l'azione è molto, molto buona, e qui siamo tornati indietro a riprendere la Romanelli, che è terza insieme a Pellegrinelli, qui poi la Barneschi che ha aumentato il suo vantaggio nei confronti della Romanelli, e poi Belardinelli, che è molto tranquilla nella sua azione, direi, anzi addirittura ha fatto una corsa molto, molto efficace. E qui siamo al traguardo finale, direi un'azione molto decisa da parte di Attilio Niola, che va a vincere questa gara. Perché noi dobbiamo
con il, ecco qui, con il tempo di 41 e spiccioli, 41 e 13 per Attilio Niola, quindi grande azione di questa atleta. Poi il Khalil 41 e 24 che ha superato proprio nel finale Dibra, che sembrava ormai impossibile. Era sì, come l'ha raggiunto, sembrava che ormai lo piantasse lì, invece è stato. E poi al quarto posto vediamo un Graziani Emanuele che, beh, direi è stato. È in crescita costante. Cioè, le ultime gare che ha fatto sono state abbastanza positive. Molto forte sta andando, sì. Poi il compagno di squadra Vannuccini Francesco al quinto posto. Poi al sesto posto, eccolo qua, vediamo Matteo Paganelli, uno dei due gemelli Paganelli. Poi Alessandro Annetti, che ovviamente cerca di limitare i danni. Poi questo percorso qui, non essendo stato particolarmente riposato la notte, chiaro, poi si accusa. Però dopo sentiremo anche le interviste che abbiamo realizzato subito dopo il traguardo, quindi sentirete un po' quello che succederà. Sai dormire in tenda a questo periodo qui di notte in montagna non è e bello. Poi Donini Di Maro, un altro atleta sempre che è sicuro, è sempre giovanissimo, però sempre sicuro. Sì, poi sì. Vediamo qui, ecco, l'arrivo di Valentini, Giacomo, poi Fatichenti subito dietro, un gruppetto comprendente poi il primo dei veterani con Basile Salvatore, davanti ancora a Giacomo Ragazzini, a Rigucci Massimo che è tornato anche lui molto bene. Poi Refi, Ciambriello e poi Occhiolini Filippo in questo arrivo, che precede anche Frank Sciro. Eccole qua ancora, arrivi che si susseguono e qui siamo a 44 e 50, diciamo il tempo. Sono passati 3 minuti da e mezzo da quando è nel vincitore, ecco qui Frank Sciro. Sciro Frank. Ciambriello, questo Ciambriello qui, che poi c'è Occhiolini e poi Ciro Frank, quindi qui siamo un pochino, ecco, fra non molto dovremo vedere anche l'arrivo della prima donna. Adesso passeremo proprio all'arrivo della prima donna che va a vincere, eccola qui, la Roberta Bellardinelli, che va a vincere questa gara, 48.02 il suo tempo, quindi un buon tempo, e l'abbraccio con Filippo Occhiolini che la sta allenando, quindi la sua compagna, diciamo, di allenamento. Poi al secondo posto sempre sorridente vediamo la Francesca Barneschi, molto soddisfatta anche della prestazione. E poi al terzo posto vedremo la Daniela Romanelli. Con questo ovviamente noi vi lasciamo adesso alle interviste che abbiamo realizzato subito dopo il traguardo. L'appuntamento alla prossima settimana. Siamo con le tre protagoniste di questa passeggiata alle fiere edizione 41, con la Roberta Bellardinelli che ha un pochino spiazzato tutti. Com'è andata? Bene, meglio di così, arrivare prima già è una soddisfazione, con la Francesca e la Daniela che sono anche loro delle concorrenti molto forti. Ecco, la partenza prevedevi di poter così essere nettamente superiore a loro? Beh, io ci provo sempre, ogni gara provo a dare il massimo e poi ecco, oggi è venuto e sono contentissima. Francesca, che è successo? Forse ti aspettavi una Roberta meno aggredita? No, visti i risultati che ottiene ultimamente ero assolutamente certa che avrebbe fatto una bellissima gara, anzi sono stata contenta tutto sommato in una gara che è particolarmente ostica per quelle che sono le mie caratteristiche di riuscire a fare quello che ho fatto. Stavo bene e questo è già veramente un successo in questo periodo, sicché sono molto contenta. Ecco, visto che all'inizio fra l'altro era agguerrita la partecipazione femminile, fra l'altro c'era anche la Daniela Furlani che insomma poteva essere fra le protagoniste, quindi insomma era incerta. Sì, veramente è una gara partecipata con un livello molto molto alto, è sempre una soddisfazione insomma riuscire a ritrovarsi nel podio. Invece te Daniela o Daniela, ci ho azzeccato a questo punto qui, una delle sorelle che comincia comunque sempre a dare un pochino più di fastidio a questi personaggi principi. Io il mio lo do sempre, cerco di dare il meglio in tutte le gare, so che loro sono delle atlete imbattibili per me, però io il mio ce lo metto sempre, cerco sempre di dare un po' di noia,
E sono contenta del terzo posto perché comunque c'erano anche altre atlete che potevano comunque sorpassarmi. Invece, dai, ho tenuto forte. Ho visto che hai lottato anche con la Francesca fino quasi alla fine. Ci ho provato, lo sapevo in cuor mio che crollavo, però ci ho provato, gli ho dato un attimino un po' di fastidio. Poi dopo mi ha lasciato proprio andare, però sono contentissima del mio terzo posto. Benissimo, complimenti a tutte e tre. Una bella gara. Sì, 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 complimenti molto. A tutti. Grazie per l'organizzazione. Allora, siamo qui con Polci, il nostro grande ragioniere, che però oggi si diletta a fare anche un grande sforzo nella corsa. Come è andato? Ah, sono contentissimo, guarda. Sai che faccio questa matteria, vorrei partecipare al maratone di New York il mese prossimo, sono venuto qui per prepararla. 1:10 per me su questi 12 km così impegnativi, è un bel tempo. Sono contento, sto bene, anche se un po' di raffreddore. L'ambiente è bellissimo, mi diverto da morire, più che nel calcio, te lo giuro. Bene, abbiamo visto fra l'altro che sei anche dimagrito moltissimo dietro questo sforzo di correre. È una botta di vita, 30 kg che mi hanno trasformato da grasso ragioniere in modesto zampettatore, però è bello, sto molto meglio. Allora, come vedete dall'abbigliamento, questo è un personaggio che è reduce dalle ultime Olimpiadi di Rio. Ovviamente è un prestigio sempre per un atleta essere presente a questa competizione. Dai un po' le tue generalità. Buongiorno a tutti, sono Chiara Bazzoni, grazie per avermi invitato. E sono stata a Rio con la staffetta 4x400 femminile. È l'esperienza più bella che uno sportivo possa avere nel suo curriculum. Penso sicuramente, come stai dicendo te, essere all'Olimpiadi uno che fa atletica è il massimo del massimo, perché poi l'atletica è la regina degli sport, quindi in questo caso qui, per chi l'ha vissuto come me, come te, come altri, chiaramente sarebbe l'aspettativa principale per poter avere, diciamo, il massimo da un aspetto sportivo. Sì, sicuramente, come ho detto, è l'obiettivo principe di ogni atleta e proprio alle Olimpiadi l'atletica svolge quel ruolo di leader che purtroppo non ha poi nel resto degli altri anni. È anche un bel momento perché ti trovi accanto a grandi campioni che da fuori pensi che siano degli extraterrestri e invece ti rendi conto che sono persone come te e ti fanno provare a stringere i denti ancora e provarci di nuovo. Siamo con il protagonista della passeggiata alle Fiera 2016, con Attilio Niola, che ovviamente oltre ad essere protagonista nella corsa, è protagonista nelle bravie, è protagonista sempre. Quindi grande personaggio, diciamo, del senese, ma non soltanto, perché anche fra l'altro gareggia con i colori della Polisportiva di Policiano a livello assoluto. Un'impressione un po' sulla gara che poi è stata condotta insieme a El Khalil, altro compagno di squadra, e poi insomma, ecco, una giornata particolarmente agguerrita e incerta fino alla, diciamo, dall'inizio, poi dopo hai messo tutti d'accordo? No, diciamo che siamo partiti, abbiamo fatto, dopo la salita siamo andati un pochettino in progressione, abbiamo tenuto quel passo fino al 10° chilometro, poi abbiamo detto va bene, chi ce l'ha si va via subito e vediamo chi vince alla fine. Ho visto che fra l'altro nel percorso in salita, ovviamente che prediligi, sei riuscito a spingere fortemente, quindi lì già in quel caso lì il Khalil ha cercato di stare un pochino con te e poi dopo ha desistito. Diciamo che nelle salite ora è il mio pezzo forte perché vengo dal bravio da un'annata solo salite, sicché nelle salite ora sto andando forte. Però non hai disdegnato neanche le pianure e le discese, il ritmo c'è sempre nelle gambe, quindi quando c'è il ritmo puoi fare tutto quello che vuoi. So. Diciamo che il ritmo è venuto perché dopo la salita ti spezzo un po' le gambe, sicché c'era un po' di discesa e abbiamo un po' sciolto le gambe, però non mi aspettavo di fare una leggera progressione alla fine di andare sotto i 3:20. Ecco, fra l'altro, visto che nel finale hai controllato un po' la situazione, quindi sei arrivato abbastanza tranquillo al traguardo, però questo significa che stai molto bene. No, no, quello sì, nulla a togliere che mi sto preparando abbastanza bene perché questo mese ho fatto 2 settimane di stop e ora mi sto incominciando ad allenare già da 2 settimane per raggiungere un obiettivo, per vedere se riesco a farlo, la Roma Ostia. Ecco. Allora, siamo con i protagonisti di questa 41esima edizione in campo maschile. Abbiamo visto un finale entusiasmante per quanto riguarda il secondo e il terzo posto con Yassine El Khalil e Dibra che sono stati protagonisti proprio nel finale, mentre Attilio lo aspettiamo poi per un'intervista anche lui e poi Alessandra Netti, forse quello che è mancato nel finale di questa competizione. Allora,
Yassine, che è successo? Ti sei fatto superare nella parte, diciamo, circa 500 metri dal traguardo, poi nel finale è uscito fuori qualche rotella nella testa di Yassine. Il finale ci levo un pochino, poi ci tenevo al secondo posto, che tutta la gara sono stato con Niola, poi alla fine ci ho creduto e ce l'ho fatta, sono contentissimo. Ecco, ma come è venuta fuori questa reazione proprio nel finale, quando sembrava oramai tutto acquisito? Cioè, ci pensavo manch'io, ma però ho reagito in quel modo e ce l'ho fatta, ecco. Dibra, sembrava ormai tutto fatto quando è passata quella curva lì, avevi già staccato Yassine, quindi eri quasi tranquillo di poter, diciamo, raggiungere questa seconda piazza? Ma io, insomma, sono un po' pesante di gambe dopo la maratona di Torino, però quando è passato lui mi ha fatto vai vai, vedevo un po', era ancora fresco, capito? Lo sapevo questa cosa, insomma. Sì, quindi già te la potevi aspettare? Un calcolo aspettavo, però insomma va bene così, insomma. Soddisfatto, penso? Sì, 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 penso di sì, perché erano parecchi podisti forti, sì, che per me va bene così, tanto sono contento. Ecco, sentiamo anche Alessandro Anetti, che invece forse è quello mancato in questa edizione della passeggiata alla Fiere. Come mai? Sappiamo che ha fatto una notte un pochino brava. No, a parte la notte brava, è normale che ci siano anche degli alti e bassi, e comunque una settima posizione sudata veramente con Eddie Maradonnini, che era sempre molto, molto vicino e molto agguerrito. Ecco, ovviamente sono ora in procinto altre manifestazioni nella Maratona Città d'Arezzo, che è un po' la manifestazione che aspettate un pochino tutti. Sì, sicuramente adesso anche la preparazione è focalizzata a quell'evento, quindi speriamo almeno nella maratonina. Con l'assessore Vanessa Bastreghi, un'impressione un po' su questa iniziativa che oramai è diventata un'abitué qui per Sinalunga e direi ogni anno sempre grande successo. Ma diciamo che è la 41esima conferma, si può dire, della passeggiata alla Fiera. Anche quest'anno una grandissima partecipazione di competitivi e non competitivi, per cui ecco, si conferma veramente l'evento di Sinalunga che va a chiudere la Fiera alla Pieve, e quindi, come dire, non ci può essere Fiera alla Pieve senza passeggiata alla Fiera. È un appuntamento fisso che gli amici dell'Atletica Sinalunga riescono a mettere in piedi ed organizzare sempre in maniera eccezionale. Quindi da parte dell'amministrazione comunale va davvero un sentito ringraziamento a tutti i soci, volontari, a partecipanti dell'Atletica Sinalunga, che con grande impegno riescono a garantire tre tipologie diverse di percorso in tutto il paese. Quindi riescono anche, oltre a garantire agli sportivi un momento di sport e un momento di socializzazione, anche un'importante promozione del territorio. Ecco, fra l'altro, visto negli ultimi 2-3 anni avete modificato il percorso proprio focalizzando il vostro interesse all'interno proprio del paese di Sinalunga, dove avete coinvolto tutte le realtà, diciamo, del comune. Certo, infatti questa è una novità degli ultimi anni che sta riscuotendo anche molto successo, no? Perché così riusciamo a valorizzare quelle che sono le bellezze non solo naturali ma diciamo anche storiche del nostro territorio, la nostra bellissima piazza Garibaldi, che diventa un punto di smistamento dei tre percorsi. Quindi ecco, è anche un momento per valorizzare e promuovere ulteriormente il territorio. Quindi la modifica del percorso, diciamo che è stata una conferma e un riscontro anche positivo. E diciamo che è anche stato ben accettato dalla comunità di Sinalunga, no? Perché ovviamente la modifica del percorso e appunto l'attraversamento della passeggiata nel centro del paese può creare dei problemi di circolazione e viabilità che riusciamo a gestire sia grazie ovviamente alla collaborazione e anche alla partecipazione dei nostri cittadini, che ovviamente accolgono la passeggiata sempre di buon grado, e anche grazie all'aiuto dell'associazione Hauser di Sinalunga, che collabora per la gestione del traffico, e ovviamente anche grazie al nostro corpo di polizia municipale, che
si impegna insieme agli amici dell'atletica a gestire al meglio la viabilità. Bene, quindi un appuntamento al 2017 per la 42esima edizione, sempre con grande successo. L'appuntamento è per il 2017 e chissà se magari durante l'anno non esca fuori qualche appuntamento sportivo, sempre gradito.